In questo video voglio mostrarti come abbiamo cavalcato l'esplosione di prezzo del natural gas allo scoppio della guerra in Ucraina. Azioni o opzioni? Scopriamolo insieme. Se volessi costruire una strategia speculativa, che cosa mi conviene fare? Mi conviene comprare il sottostante? Mi conviene costruire delle strategie in opzioni? Cosa mi conviene fare? La vera risposta è qui sopra, cioè sarà qui che io costruirò delle varie ipotesi e sarò in grado di comprendere quali siano i profitti e le perdite alla scadenza dell'operazione ed è qui che farò le mie valutazioni. Ad esempio, abbiamo costruito un'operazione speculativa sul natural gas e lo abbiamo fatto sfruttando delle azioni e non il future sulla materia prima. Questo perché, come ti ho raccontato già in un altro video, questa è un'operazione infinitamente più scalabile in termini di gestione del rischio. Siamo entrati quando questo titolo costava $2.75, che è un prezzo infinitamente più basso di quello del future. E questo permette proprio una gestione infinitamente più oculata, oltre a permettere di fare questa cosa qui a qualsiasi portafoglio, cosa che non lo permette di fare chiaramente un future. Che cosa abbiamo fatto? Beh, la notte tra il 24 e il 25 di febbraio la Russia invade l'Ucraina e poiché avevamo già individuato questo titolo per le sue caratteristiche e per la sua correlazione con la materia prima natural gas, decidiamo di entrare il 25 febbraio quando il titolo di questo prezzo è di $2.75. Usciremo due mesi dopo circa al prezzo di $5.95. Ma come abbiamo fatto questa operazione? Poiché si tratta di operazioni molto speculative, noi fissiamo un massimo rischio, $2.500. Destiniamo $2.500 del nostro capitale per un'operazione fortemente speculativa che però può rendere molto in termini di profitto. Fissato il massimo rischio, noi avremmo potuto comprarci delle azioni. Quante azioni? 1000. 1000 per 2,75, 2750. Se il titolo fallisce, questo è il nostro massimo rischio. Usiamo quest'ancora, usiamo 2500 e invece di comprarci il titolo, ci compriamo delle opzioni call. Le opzioni call, come le opzioni in generale, sono dei derivati, quindi il loro prezzo deriva certamente anche dal prezzo del sottostante, però hanno un prezzo proprio. Prezzo che, nella fattispecie, quando abbiamo deciso di entrare, quindi il 25 febbraio, allo strike di 25 e scadenza due mesi, avevano un prezzo di $65.7 ciascuna. Quindi, che cosa facciamo? Facciamo 2500 diviso 65,7 e ci compriamo 40 call. Capisci? A seconda del portafoglio io me ne posso comprare 20 di call, 10, 5, 1 o 100. Dipende dalle capacità, dalla capitalizzazione e dal profilo di rischio. A questo punto, quando addirittura il prezzo era salito fino a 7,5, in quel momento le 40 call stavano portando a casa $17.300 di profitto. Ma poiché la palla di vetro non ce l'ha nessuno, quello era un momento in cui credevamo che il prezzo salisse ancora, quindi non siamo usciti, il titolo è molto volatile, la materia prima è molto volatile, abbiamo sfruttato un ritracciamento, siamo usciti quando il prezzo era 5,76 e comunque ci siamo portati a casa un rendimento di $11.054. Se ti mostro l'operazione nella sua progettazione, qui noi utilizzando il nostro software Option Target, noi qui mettiamo a sistema le due ipotesi, cioè linea verde 1000 azioni, linea blu 40 call. Ti faccio notare, questo è il payoff. Tra l'altro, se non sei iscritto al canale, iscriviti e clicca sulla campanella per ricevere le notifiche, perché il prossimo video sarà proprio un video sulla costruzione e comprensione di questo oggetto meraviglioso, i payoff, il rendimento a scadenza dell'operazione. Questo è un oggetto che perché permette la progettazione? Perché di fatto mi permette di capire che cosa succederà a scadenza in qualunque punto in cui si trovasse il sottostante. Guarda la differenza, cioè guarda come crescono i profitti molto più rapidamente sulla linea blu rispetto a ciò che succede sulla linea verde. Cioè le 40 call hanno un effetto leva molto superiore rispetto allo stesso sottostante e in particolare a 5,95 dove siamo usciti, vedi la differenza è notevole perché le 1000 azioni avrebbero portato a casa $3.100, mentre invece le 40 call portano a casa oltre $11.000.
L'elemento sul quale desidero focalizzare la tua attenzione è questo, è la progettazione, è il non sperare di aver azzeccato l'operazione, ma averla progettata con un massimo rischio che è indifferente ad eventuali movimenti di ritracciamento. Cioè il titolo può anche ritracciare i $2000 durante la sua vita dell'operazione, tanto noi il massimo rischio l'abbiamo già fissato, ma se poi il titolo parte e va nella direzione giusta, noi porteremo a casa il risultato descritto da questa linea blu. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!